Messaggio di Dio a John Martinez. L'apostasia ha avuto inizio. La Chiesa di Roma sarà distrutta completamente. In un tempo di grandi sfide, siamo chiamati a una rinnovata fedeltà al Vangelo. La Chiesa, corpo mistico di Cristo, è un dono prezioso che dobbiamo custodire e trasmettere alle future generazioni. È importante discernere con saggezza i segni dei tempi e rimanere ancorati ai fondamenti della nostra fede. La comunità cristiana è un luogo di accoglienza, di sostegno e di crescita spirituale. È fondamentale coltivare relazioni autentiche con i fratelli e le sorelle nella fede per sostenerci reciprocamente nel cammino verso la santità. Però l'apostasia è oramai iniziata. Leggiamo il messaggio. Figlio mio, il tempo di cui ti ho parlato molti anni fa è vicino. L'apostasia è iniziata durante il Concilio Vaticano II. Milioni di credenti hanno lasciato la mia Chiesa cattolica. Sta accadendo e continua poiché molti sacerdoti consacrati stanno lasciando la Chiesa a causa dei cambiamenti apportati dall'uomo e non tramite il mio Spirito Santo. La Chiesa non è edifici o la falsa gerarchia. La mia Chiesa sono i miei figli. Milioni di uomini e donne santi stanno abbandonando la Chiesa, controllata da Roma. Roma e la gerarchia vaticana sono la causa dell'esodo dei miei fedeli che lasciano la mia Chiesa. Molti del mio sacro clero hanno paura della disobbedienza e stanno lottando con difficoltà nel decidere di andarsene perché non è più la Chiesa cattolica apostolica. Hanno dedicato le loro vite a servirmi in santità e verità. Io consacrerò la nascita della nuova Santa Chiesa Cattolica Residua. La gente non ha lasciato la Chiesa ha lasciato la mia gente. Non c'è stato alcun cambiamento o rimpianto nei cuori di coloro che hanno causato questo esodo. Figli miei, continuano a cercare la loro direzione egoistica e malvagia e cercano potere e ricchezza. Il mio avvertimento e i segni della mia giustizia sono a portata di mano, persino un cieco può vederli. L'oscurità e il male si sono completamente aggrovigliati e hanno preso piede nelle menti, nell'anima e nei cuori dei miei figli. È giunto il momento che la mia misericordia e giustizia siano sperimentate da ogni anima vivente su questo pianeta. Ho scatenato i poteri della natura per far sì che la mia creazione apra gli occhi. È il fumo di Satana e dei suoi schiavi, guidati dall'oscurità e dal male, che dirige la loro ignoranza nel cercare potere, avidità ed egoismo e abbraccia Lucifero come loro Dio e Salvatore.